Nel dettaglio, in cosa consiste questo protocollo? L'Agenzia dell'Innovazione ha sviluppato, a partire in particolar modo dall'anno scorso, delle azioni per valorizzare la presenza sui mercati internazionali delle piccole e piccolissime aziende high-tech, del mondo della ricerca e del mondo dell'eccellenza italiano. Il sistema dei parchi scientifici e tecnologici offre un contenuto particolarmente rilevante da questo punto di vista, essendo il luogo fisico dove si integrano molte aziende high-tech, molti centri di ricerca, incubatori che fanno nascere e aiutano la nascita di nuove imprese innovative. Quindi la collaborazione è un fatto naturale, bisogna cercare di lavorare insieme per costruire una sorta di filiera dell'innovazione in questo paese, per cui per noi che per 5 anni abbiamo lavorato un po', come si dice, sotto il pelo dell'acqua, nel senso guardando più ai contenuti, alla nostra capacità di riorganizzare un sistema di integrazione dei parchi, di collaborazione tra di loro, è un'occasione molto importante perché il livello istituzionale di chi definisce le politiche e costruisce delle azioni concrete sui mercati internazionali è un'occasione fondamentale per valorizzare anche il nostro contenuto. Quindi il contenuto dell'accordo è questo nella sostanza, cioè è la forma permanente e anche duttile e progressiva di una collaborazione finalizzata a valorizzare l'eccellenza del nostro Paese. La condizione di costruire una filiera dell'innovazione è una condizione indispensabile per costruire permanentemente politiche di sostegno all'innovazione, perché l'innovazione nella piccola e microimpresa, che è l'obiettivo fondamentale che noi dobbiamo avere, perché il nostro Paese è fatto da microimpresa, si costruisce se siamo insieme, se siamo collaborativi, se siamo complementari. Ecco, qualcosa sta cambiando, dobbiamo essere anche un po' ottimisti, in un paese molto disorganizzato, molto frammentato, molto diciamo bloccato sotto certi aspetti, però ci sono dei segnali positivi e questo è uno di quelli, insomma, dei piccoli segnali che forse in prospettiva ci possono aprire delle strade nuove.